Iran, l'assassinio del capo del programma nucleare. Il presidente Rouhani punta il dito contro Israele e promette ci vendicheremo. Fonti dei servizi al New York Times confermano è stato il Mossad. Massima allerta nelle ambasciate israeliane. La corrispondente Lucia Goracci. Davanti ai palazzi del potere di Teheran la notte scorsa è scesa la collera per l'attentato che ha ucciso lo scienziato atomico Mohsen Fakhrizadeh. Ma la reazione dell'establishment non ha bisogno di essere fomentata dalla piazza. Vendetta, promette la guida Ayatollah Khamenei, verso chi lo dice il presidente Rouhani, che assegna la responsabilità dell'omicidio mirato del padre del programma nucleare iraniano a Israele, mercenario degli Stati Uniti. Stavolta non è stato un bombardamento dal cielo in un paese vicino, come fu per l'attacco statunitense in cui morì il generale Pasdaran Soleimani. Il comando, con autobomba e armi automatiche, ha colpito nel cuore dell'Iran. Israele eleva al massimo l'allerta delle sue ambasciate. Il premier Netanyahu 2 anni fa aveva menzionato Fakhrizadeh come sospetto capo dei piani segreti dell'Iran per la bomba. Al tempo stesso una denuncia e l'indicazione di un target. Non temeva il martirio, dice alla TV di Stato la vedova, mentre le portaerei americane tornano a solcare le acque del Golfo Persico. Ciao Diego, il tenero saluto.